200 chilometri con partenza da via Gramsci e arrivo sotto il traguardo di via Matteotti, dopo aver effettuato le salite di Colle Brianza, dell'Issolo e superato i saliscendi della Brianza, Lecchese e Monzese. Giovedì 15 settembre Lissone ospiterà la 70ª edizione della Coppa Ugo Gostoni, divenuta ormai appuntamento fisso nel panorama internazionale delle due ruote. Il percorso è stato svelato in anteprima giovedì 21 luglio a Palazzo Terragni. 70 anni sono tanti, 70 anni danno lo spessore di una corsa che ha attraversato la storia oltre che i territori della Brianza. È la coppa che porta il nome di Agostoni, ha un senso epico grandissimo, di passione, di un territorio che si è stretto attorno a questo campione che ha vinto la Milano-Sanremo. E lo Sport Club Mobili interpreta benissimo questo senso di storia e di memoria e anche di innovazione. Organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lissone, la Coppa Agostoni partirà da via Gramsci in prossimità della sede locale di APA Confartigianato. Anche quest'anno i primi tre classificati saranno premiati con i trofei d'autore, un'iniziativa giunta alla quinta edizione promossa dal settore sport dell'amministrazione comunale di Lissone in collaborazione con Sport Club Mobili Lissone e APA Confartigianato. Beh, Lissone vive questa manifestazione a tutto tondo, a 360 gradi. È la città del design e quindi onoriamo anche questa vocazione del territorio con i trofei d'autore che ormai sono una tradizione, i trofei che vedete alle mie spalle che sono, verranno consegnati ai primi tre classificati della 70ª edizione. Sono pensati da designer del territorio e realizzati da imprese di Lissone. Il prestigioso trofeo ciclistico, la sua 70ª edizione, raggiunge lo stesso traguardo dello Sport Club Mobili Lissone, che nel 2016 ha festeggiato i 70 anni di vita sportiva e societaria. Una mostra inaugurata lo scorso 21 maggio a Palazzo Terragni ha avuto modo di omaggiare il sodalizio e le tante manifestazioni che negli anni hanno visto lo Sport Club sempre in prima linea. Il concetto della corsa della Coppa Agostoni è di quest'anno facciamo il 70esimo. Facciamo molte delle iniziative che abbiamo fatto. La corsa della Coppa Agostoni è nata 70 anni fa in un bar e pian piano tutti i presidenti che sono succeduti a me abbiamo portato questa corsa a livello internazionale che penso che più di così non si può fare. Sono 20 i gruppi sportivi che hanno già confermato la loro presenza alla 70ª edizione della Coppa Ugo Agostoni. Quasi certa la presenza di Davide Rebellin, vincitore dell'edizione 2015, e di Vincenzo Nibali, maglia rosa al Giro d'Italia 2016. Probabile la partecipazione del brianzolo Giacomo Nizzolo, fresco campione italiano di ciclismo su strada, che non ha voluto mancare alla serata di presentazione della Coppa Agostoni. Niente, per me la Coppa Agostoni ha un'importanza particolare perché si corre sulle strade di casa, tutti sanno quanto ci tengo, quest'anno ancora di più perché avrò la possibilità di correrla con la maglia tricolore. Tutte le informazioni aggiornate sulla manifestazione sul nuovissimo sito www.coppaagostoni.it.